Spiagge da sogno, natura incontaminata e molteplici culture. Tutto questo rappresenta le Mauritius, uno stato insulare ad est del Madagascar. I colori della bandiera nazionale sono il simbolo dell'identità della giovane Repubblica. Il rosso sta per il sangue che è stato versato nella lotta per l'indipendenza. Il blu simboleggia l'infinita estensione dell'Oceano Indiano. Il giallo, la luce dell'indipendenza che ora splende sulle isole Mauritius. E il verde rappresenta la folta vegetazione e la fertilità del paese. Le Mauritius si trovano all'altezza del Mozambico, circa a 1800 km di distanza dal continente africano. I navigatori portoghesi scoprirono per primi il gruppo di isole all'epoca disabitate, all'inizio del XV secolo. Dal 1598 il territorio di appena 2000 km quadrati delle Mauritius era stato nelle mani degli olandesi. Sotto il dominio olandese iniziò l'insediamento sul territorio insulare. La prima fonte di guadagno era l'esportazione del legno di ebano. Dopo che gli olandesi si erano ritirati, seguirono anni della pirateria, finché arrivarono i francesi, nel 1810 i britannici. Il 12 marzo 1992 le Mauritius divennero finalmente una repubblica indipendente del Commonwealth. Già agli inizi del XVIII secolo, una larga parte delle Mauritius era stata disboscata. Le originarie giungle rimaste erano state soppiantate a mano da piantagioni di canna da zucchero. Oggi le piantagioni di questa pianta dolce coprono quasi il 90% del terreno agricolo disponibile sul territorio. Un tempo era stato un prodotto di lusso, venduto alle farmacie. Dalla metà del XVIII secolo la canna da zucchero perse il suo valore. Lo zucchero di barbabietola lo fece diventare un prodotto di massa a buon mercato. Oggi la canna da zucchero potrebbe essere di nuovo molto conveniente. L'Unione Europea tuttavia sostiene il prezzo dello zucchero di barbabietola con sovvenzioni e con tasse doganali imposte sul prodotto dolce d'oltreoceano. Questo si ripercuote anche sulle Mauritius. Delle 49 fabbriche di zucchero d'un tempo, ne esistono ancora 7. Nel museo Aventure du Sacre si ripercorre anche la storia poco edificante della canna da zucchero. Per quasi 200 anni l'industria dello zucchero era stata la base commerciale degli imperi coloniali. Il duro lavoro nei campi era fatto dagli schiavi. Nessun altro bene è tanto legato alla schiavitù quanto la canna da zucchero. Fino a che punto questa pianta ha modellato il paesaggio delle Mauritius lo dimostrano le macchie di tenue verde che delimitano la crescita dei campi della canna da zucchero dal 1770 al 1950. In questo intervallo di tempo i metodi di coltivazione e gli utensili sono cambiati relativamente poco. Quando nel 1835 si era abolita la schiavitù, a subentrare nei lavori delle piantagioni furono gli immigrati provenienti dall'India. Molti di loro non sono mai più tornati in patria. I loro discendenti formano oggi il gruppo etnico dominante del paese. Nel parco naturale Domaine des Pays, nei pressi della capitale, Port-Louis, è esposta la riproduzione di un vecchio mulino per la canna da zucchero. Oggi è un toro a muovere la pressa. Fino al 1836 era un lavoro svolto dagli schiavi. Nel periodo della raccolta, da giugno a dicembre, la pressa non si ferma quasi mai. Viene passata nella pressa una canna dietro l'altra. Il succo estratto scorre da un grande imbuto lungo una grondaia, fino a riempire un calderone. Qui il liquido viene lentamente riscaldato. Così evapora l'acqua e il succo di zucchero si trasforma in una scura e fitta melassa. La percentuale di zucchero è ora circa del 60%. In seguito lo sciroppo concentrato arriva nella camera di cristallizzazione, dove lentamente si raffredda. I contenitori sono aperti sotto. Un setaccio trattiene lo zucchero cristallizzato. Così nasce il famoso pan di zucchero. Il residuo di liquido serve per la produzione di alcolici.
Gli olandesi nel XVII secolo hanno introdotto la produzione di rum per soddisfare la richiesta dei marinai. Nelle vecchie botti di rame si continua a distillare il rum ancora oggi. Nel paese si è però diffuso da qualche tempo al posto dell'alcol la produzione di bioetanolo. L'ampia baia del Grand Port offre una vera piattaforma storica. Fu qui che gli olandesi il 20 settembre 1598 misero la prima volta piede sul territorio mauriziano. I naviganti dovevano innanzitutto trovare un passaggio attraverso la barriera corallina che cingeva l'isola come il fossato di un castello. Dai ponti sul fiume La Chaux si ha una meravigliosa vista sulle ville di Maybur. Risalendo per un po' il corso d'acqua inizia il regno delle volpi volanti di Mascarene. Questi animali sono presenti solo sulle Mauritius. Sull'isola accanto, Réunion, si sono estinti all'inizio del XIX secolo. Le volpi volanti si riuniscono nelle prime ore del mattino sulle cime degli alberi, dove dormono durante il giorno. Le volpi volanti di Mascarene hanno un'apertura alare di circa 1,70 m. La membrana per volare è tesa tra il prolungamento del secondo dito e il quinto e arriva fino alle articolazioni delle zampe. A differenza dei pipistrelli, le volpi volanti non hanno artigli soltanto sul pollice, bensì anche al secondo dito. Quando dormono, le ali sono usate per fargli ombra. Sono anche molto efficaci come ventagli. Le volpi volanti sono vegetariane. Si nutrono di frutti, semi e nettare di fiori. Poiché non si fermano neppure di fronte alle piantagioni di frutta, qui sul posto sono considerate dei parassiti. Da una loro imminente estinzione il loro numero è nel frattempo aumentato. Tuttavia è in discussione se permettere la caccia di questi animali. Non per ultimo per inserirli nuovamente nella dieta delle popolazioni locali. Le Mauritius sono note per le loro specialità culinarie. La cucina locale ha radici europee, indiane, cinesi e creole. A Maybur, il ristorante La Belle Creole offre un servizio molto particolare. Invece di attendere il cibo seduti a tavola, i clienti possono approfittare per fare una breve gita sul fiume in barca a vela. Oggi sul menù c'è il tandrak, un porco spino. La carne è stata marinata già un paio di giorni prima in un misto di verdure. Senza questa preparazione sarebbe troppo dura. Le cucine sulle Mauritius sono per tradizione all'aperto. Si cucina sul fuoco vivo. Il wok è stato introdotto da immigrati asiatici. Non appena la cipolla è rosolata, si aggiunge la carne. Il tandrak al curry deve cuocere per circa una mezz'ora. Poi è pronto. L'attesa è valsa la pena. La cucina creola è considerata una cucina varia e abbondante. Un pranzo alla Belle Creole non è una questione che si risolve in mezz'ora. I cocktail alla frutta fanno parte del menù e sono serviti gratuitamente. Il piatto di antipasti misti dà un assaggio delle pietanze tipiche del luogo. Gamberi freschi, ragù di selvaggina, chutneys e riso. A quel punto è pronto anche il tandrak al curry. Ora nulla può più ostacolare un abbondante pranzo accompagnato dal fascino creolo. Il miglior dessert offerto sull'isola è prodotto ai margini della città di Maybur. Qui, dietro una fitta vegetazione, è nascosta la vecchia pasticceria della famiglia Roll. Dalla sua fondazione nel 1870, i forni sono scaldati con gli scarti delle fabbriche di zucchero. All'epoca il bisnonno della famiglia di pasticceri ha creato una ricetta per i biscotti di manioca che ha ancora oggi la sua validità.
Sulle Mauritius ogni bambino conosce questi biscotti fatti con farina di manioca. Nel frattempo, questi biscotti senza glutine hanno ottenuto un grande apprezzamento anche in Europa. È probabile che l'inventore avesse intuito che la sua ricetta avrebbe mantenuto la famiglia per generazioni e la mantenne assolutamente segreta. Solo poco prima della sua morte ha svelato il segreto ai suoi figli e loro l'hanno tenuta a loro volta ben sigillata finché la generazione successiva non fosse subentrata nell'attività. Oggi ci sono oltre 30 dipendenti in questa impresa. Per colmare il container per la nave occorrono 2 settimane di lavoro. L'intera produzione si realizza senza l'ausilio di macchinari, perfino l'imballaggio è fatto a mano. Della tradizione di famiglia fa parte anche l'ora del tè delle 5. Oggi, come avviene da sempre, è la quinta generazione della famiglia Rule a godersi giornalmente un piccolo spuntino di metà pomeriggio con i biscotti di manioca. Circa 900 metri davanti a Maybur si trova l'isola dell'Airone Garzetta. Quest'isola emerse dal mare circa 80.000 anni fa. Da allora è costantemente erosa dalla risacca del mare. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale l'isola è stata una base militare degli inglesi. Oggi è una riserva naturale. Dal 1985 si sta cercando di reimpiantare la vegetazione originaria e di conservarla. Si deve all'impegnativo progetto il fatto che le specie d'uccelli autoctone abbiano di nuovo i loro originari alberi da frutto. L'attrazione principale della piccola isola è senza dubbio la colomba delle Mauritius o colomba rosata. Il suo numero nella metà degli anni Ottanta era sceso a 10 o 15 individui. Oggi, solo sull'isola dell'Airone Garzetta, vivono 70 esemplari e sull'isola principale sono 400. Le colombe rosate non si distinguono molto dalle altre della loro specie per il loro comportamento. Si è particolarmente orgogliosi dei giovani uccelli, riconoscibili per il color crema del loro piumaggio. Il successo di questa covata fa sperare che alla colomba delle Mauritius sia risparmiato il destino dei dodo. L'uccello simbolo delle Mauritius è stato sterminato nel XVII secolo. Come la maggior parte dei membri di questa specie, anche le colombe rosate non sono molto esigenti. Si cibano di frutti, semi e una varietà di specie di vegetali autoctoni e di importazione. Le tartarughe giganti di Aldabra provengono dall'atollo omonimo delle Seychelles. I loro parenti mauriziani si erano ormai estinti nel XIX secolo. Un piccolo gruppo di 18 esemplari adulti si sforza di aumentarne la popolazione. Il carapace dei maschi sulla parte addominale è concavo per permettergli di avere una maggiore presa sulla femmina. La successiva generazione dovrà poi essere trasferita in altri parchi naturali delle Mauritius. Un giorno le tartarughe giganti di Aldabra potranno riequilibrare le perdite subite qui della propria specie. Le Mauritius sono d'origine vulcanica. Le isole non hanno alcun collegamento con la terraferma. Tutti gli animali e le piante sono approdati sulle Mauritius via mare o via aerea. La costa meridionale, molto frastagliata, si è creata dalle colate laviche che si sono solidificate in prossimità del mare e hanno creato lingue di terra come Bay du Cap. Una strada sottile si snoda intorno allo scoglio. Questo è il più stretto tornante dell'isola. Il turismo svolge un ruolo dominante nell'economia delle Mauritius. È per questo che la Repubblica fa di tutto per soddisfare la maggior parte possibile dei clienti. Coloro che cercano riposo e gli amanti della natura trovano soddisfazione quanto gli avventurieri e gli amici dello sport della caccia.
Questi ultimi, con una tassa, possono cacciare a Domaine du Chasseur i sambar indiani introdotti dagli olandesi. Nella baita privata la stagione della caccia dura tutto l'anno. Di conseguenza gli animali sono schivi. In questo caso gli animali sono però spaventati dai quad. Il ristorante di Domaine du Chasseur, come prevedibile, è noto per le sue specialità a base di selvaggina fresca. L'isola di Mauritius è stata influenzata nei secoli da immigrati di diversa provenienza, come dimostrato oggi dalla diversità di culture presenti sull'isola. Inoltre la gente ha eretto, secondo le religioni d'appartenenza, chiese, moschee e templi. In alcuni luoghi, i templi dai colori vivaci del popolo Tamil arricchiscono il quadro del paesaggio. I primi indiani che raggiunsero l'isola di Mauritius erano dei detenuti esiliati. A loro seguirono, dopo l'abolizione delle schiavitù, i lavoratori assunti con contratto, per lo più poveri contadini che erano costretti ad emigrare a causa della loro indigenza finanziaria. I contadini, provenienti in maggioranza dalle caste minori, hanno portato con loro le loro divinità madri. Di questo sono testimoni numerosi templi della Mariamman, Kaliamman e molti ancora a cui sono dedicati. Queste divinità giocano un ruolo importante negli strati inferiori della società del popolo dell'India meridionale. A metà aprile, il popolo Tamil festeggia il nuovo anno. Con ricchi doni si ringraziano gli dèi e le divinità e si prega perché anche l'anno successivo gli procurino un buon raccolto. In India e in Sri Lanka il nuovo anno annuncia l'inizio della primavera. Con la fase solare inizia anche un nuovo ciclo di semina, crescita e raccolto. Sull'isola di Mauritius, con il solstizio d'estate, ha inizio l'inverno. Ma la data della festa è stata conservata fino ad oggi. Il popolo Tamil ha potuto conservare gran parte della sua identità e della sua lingua. Ci sono anche delle scuole sull'isola di Mauritius nelle quali le lezioni sono tenute nella lingua tamil. L'isola, così ricca di diverse culture, ha anche qualcosa da offrire agli amanti della natura. I più mattinieri, con il sorgere del sole, possono osservare i delfini nelle acque vicino alla costa. Le giovani donne nella barca a motore non sono qui solo per divertimento. Sono biologhe della Marine Conservation Society, che dagli anni '80 si prodigano per la difesa e la conservazione dell'ecosistema marino. Le ricercatrici vogliono studiare gli effetti del turismo sui mammiferi marini. In effetti, sull'isola di Mauritius, chiunque può immergersi con i delfini nuotando libero con maschera e boccaglio. La presenza dell'uomo influenza il normale comportamento dei delfini. Per rispondere a questa domanda, le biologhe trascorrono molte ore in acqua. Con l'ausilio di fotografie, le ricercatrici identificano il singolo animale e possono così distinguere i diversi gruppi di delfini. Essendo mammiferi, i delfini devono sempre tornare in superficie per respirare. Se i tempi di immersione cambiano, questo è un chiaro indizio di un'irritazione dell'animale. Fino a questo momento le ricercatrici non possono dire se l'animale è stressato. I primi risultati dimostrano però che il comportamento dei delfini è influenzato dai visitatori. Ad ogni modo, i collaboratori della Marine Conservation Society segnalano alla popolazione e agli innumerevoli visitatori stranieri le esigenze degli esseri viventi marini. All'estrema punta sud-occidentale dell'isola di Mauritius si erge il monte Mornbrand.
Del tavolato alto 556 metri sopra il livello del mare, i mariziani raccontano una triste storia. Molti schiavi fuggiti avevano trovato rifugio per anni sulla cima della montagna, quando un giorno, nell'anno 1835, dei poliziotti salirono in cima, alcuni dei fuggitivi si sarebbero gettati nel vuoto. Mentre le guardie in uniforme erano venute lassù solo per informarli della fine della schiavitù. La costante brezza che soffia intorno alla penisola attrae i surfisti del kite e ai piedi delle Mont Brabant si estendono meravigliose spiagge sabbiose. In alcune giornate qui hanno anche luogo delle esibizioni di danza. Siga, la musica tradizionale dell'isola di Mauritius, è nata nel XVIII secolo sull'isola ad occidente dell'Oceano Indiano. Unisce elementi europei con quelli africani. Originariamente questa musica improvvisata esprimeva le sofferenze del popolo reso schiavo. Tradizionalmente le danze sono accompagnate da tre strumenti musicali, il triangolo, un tamburo a mano e un violino. Ignorando il sottofondo musicale, gli uccelli tessitori proseguono il loro lavoro giornaliero. Questi passeriformi sono degli ottimi costruttori. Il maschio tessitore usa un segmento di foglia dopo l'altro per tessere artisticamente con il becco un nido bello e robusto. La base dell'intreccio è un anello. Mentre il maschio lavora alacremente, la femmina controlla il procedere della costruzione. Lei sceglie il padre dei suoi piccoli in base alla qualità del nido. Per questo il tessitore pretendente costruisce sempre più di un nido. Alla fine uno di questi le dovrà pur piacere. Pochi chilometri nell'entroterra, le masse d'acqua del Saint-Denis precipitano da rocce scoscese in un profondo bacino. La cascata, che è nota con lo stesso nome della regione Cascade Chamarelle, è con i suoi 127 metri la cascata più alta del paese. Di fronte a questo imponente sfondo, esibiscono il loro volo di corteggiamento i fetonti coda bianca. Trascorrono la maggior parte del tempo in mare aperto e vengono sulla terraferma solo nel periodo della cova. Per molti viaggiatori la Cascade Chamarelle è una breve tappa lungo il viaggio verso il loro vero obiettivo. Circa un chilometro più avanti li attrae una curiosità. Nel bel mezzo della fitta giungla emerge improvvisamente della nuda terra. Terre de couleur. Terra colorata, un fenomeno che la scienza non è riuscita ancora a spiegare in modo esauriente. È probabile che i responsabili della colorazione siano depositi nella pietra di lava e altri minerali. Per non distruggere questo capriccio della natura, è severamente proibito ai visitatori mettere piede su quest'area. La ricchezza di colore è impressionante soprattutto poco dopo il sorgere del sole e appena prima del tramonto. Sull'isola di Mauritius sono rimaste solo poche macchie di natura incontaminata. Gran parte della superficie è utilizzata per l'agricoltura. A metà del XIX secolo, sui terreni abbandonati delle coltivazioni di canna da zucchero, sono stati per la prima volta coltivate piante da tè. La raccolta del tè nero è eseguita con un macchinario speciale che taglia le foglie superiori e le raccoglie. Le foglie per il tè verde sono colte a mano. Entrambi i tipi di tè, tuttavia, provengono dalla medesima piantagione, quella della pianta del tè del genere Camellia. Le piante originarie dell'odierna pianta ibrida, utilizzata oggi più di frequente, sono il tè cinese e il tè Assam.
Già al momento della raccolta viene stabilita la qualità del prodotto finito. La prima raccolta dell'anno inizia con le foglie piccole, la cosiddetta first flush. La seconda, con le foglie più grandi, si chiama di conseguenza second flush. Ha inoltre importanza quale parte della pianta è stata raccolta. Il tè nero, preso dai germogli di foglie coperte di una fine peluria, è facilmente riconoscibile dalla denominazione Flowery Orange Picot. Dopo che le foglie sono state sottoposte sul campo ad un primo controllo, arrivano nella fabbrica di Boischerie. Il raccolto viene prima messo a essiccare, dove perde già il 30% dell'umidità. In seguito viene utilizzato qui un metodo detto CTC, Crushing Tearing Curling. Vale a dire triturare, strappare e rullare. Con questo metodo di produzione si ottengono solo due gradi di frammentazione, fanings e dust. Ora si può decidere se la preziosa materia prima sarà lavorata come tè nero oppure tè verde. Nel caso del tè verde, il processo di fermentazione deve essere interrotto prima. Dopo l'essiccazione, una macchina speciale estrae i rametti e le venature della foglia. Poi il tè viene selezionato. La dimensione originaria della foglia decide il grado di frammentazione. Il fine dust riempirà le bustine da tè. Il più grossolano Fennings sarà messo sul mercato come tè sciolto. Dal punto di vista del sapore non ci sono differenze, provengono dopo tutto da una stessa piantagione. Nella stagione principale del raccolto, in estate, si lavorano giornalmente 40 tonnellate di tè. L'isola di Mauritius è famosa per il suo tè nero al gusto di vaniglia. Una macchina si occupa dell'imballaggio del tè aromatizzato. Un po' più complesso è il confezionamento delle bustine da tè. Ma anche queste, dopo due giorni dal prelievo sul campo, sono già nelle scatole. Alcuni estimatori del tè ritengono che questa nobile bevanda rilasci al meglio il suo gusto in un contenitore di porcellana. Altri sono convinti che sia decisiva la qualità dell'acqua. Sull'isola di Mauritius l'acqua per il tè è fornita dai laghi nell'entroterra. Uno di questi per gli indù mauriziani è sacro. È il lago d'origine vulcanica Grand Bassin, che si trova a solo pochi chilometri di distanza da Boischerie. Le sue sponde sono orlate da piccoli templi e da innumerevoli piccoli scrigni. Il Ganesh a forma d'elefante Ganga, il simbolo del fiume sacro del Gange, danno il benvenuto ai fedeli. Secondo una leggenda, il grande bacino è collegato con il Gange in India. Il dio Shiva e la sua consorte Parvati erano un giorno in viaggio e visitarono l'isola di Mauritius. Nel viaggio Shiva portava sul suo capo il fiume Gange. Nell'atterrare versò per sbaglio una parte dell'acqua del fiume e diede così origine al Ganga Talao, il lago del Gange. Negli anni 70 i pellegrini provenienti dall'India portarono l'acqua originale del Gange e arricchirono con questo il Grand Bassam. Le giornaliere offerte agli dei sono molto gradite anche dai pesci del lago. Il Ganga Talao è sorvegliato da una statua dedicata a Shiva alta 33 metri. Shiva, il creatore e distruttore dell'universo. Nella mano ha un tridente e la sua fronte è decorata da un terzo occhio. Laghi di ben altra natura sono presenti sulla costa di Tabarin, ad ovest dell'isola. Qui si trovano gli impianti delle saline più grandi delle Mauritius. I terrazzamenti sono ricoperti di piastre di basalto su cui evapora l'acqua marina. Innumerevoli aiutanti raccolgono i cristalli di sale depositati sul fondo del bacino e ne riempiono i contenitori. Ogni litro d'acqua marina permette di estrarre 21 grammi di puro sale marino. La materia grezza è ancora molto umida. Nei catini bucati può defluire l'acqua residua. Un contenitore di sale pesa circa 20 kg. Sono spesso le donne a fare questo lavoro.
Portano i secchi in una rimessa dove il sale resta immagazzinato fino alla sua vendita. Mentre gran parte della popolazione si dedica al duro lavoro nel nord dell'isola, i vacanzieri possono prendere parte ad una particolare avventura. Una passeggiata attraverso il parco naturale Cesela con i soliti accompagnatori. Questi due leoni sono stati cresciuti dai guardiacaccia. Ora sono adulti e si sono abituati all'essere umano a tal punto da non mostrarsi schivi neppure a contatto con gli estranei. Con la guida turistica Graham Bristow, i giovani leoni hanno ormai stretto amicizie. Le loro persone di riferimento però sono i custodi, che si dedicano ogni giorno agli animali e li intrattengono. Durante una passeggiata attraverso l'area del parco, li spingono ad arrampicarsi su un albero. Per premio, gli animali ricevono un pezzo di carne. Un altro punto fisso del giro è la pausa al fiume per bere. I leoni possono dissetarsi e gli ospiti possono accarezzare gli animali. Da qui il tour prosegue ancora per circa un'ora verso l'ultima stazione. Il maschio e sua sorella conoscono la procedura. Non appena sono tutti in posa, si scatta una foto ricordo. Per quanto tempo questi giovani leoni resteranno ancora dei gattoni da accarezzare, non è certo. È possibile che ad un certo punto preferiranno andare per la loro strada. All'ombra del Peter Bot, alto 821 metri, si trova la capitale dell'isola di Mauritius, Port Louis. Il suo porto era, fino all'apertura del canale di Suez, l'attracco per il traffico navale tra l'Asia e l'Europa. Oggi da qui si esportano via mare 650.000 tonnellate di canna da zucchero in tutto il mondo. Una statua della Queen Victoria fa la guardia al palazzo del governo costruito nel 1740. La capitale, con i suoi 170.000 abitanti, è il centro commerciale e culturale dell'isola. L'abbondanza dell'isola di Mauritius si rispecchia sul mercato centrale. Dei quattro capannoni, tre sono riservati ai generi alimentari. Anche questi sono suddivisi in un severo ordine. Mentre all'interno si trova della carne fresca, il pesce secco è messo in vendita solo fuori a cielo aperto. I clienti fanno bene a seguire il proprio naso, poiché dall'odore si può riconoscere la qualità del pesce. Giornalmente fanno visita al mercato fino a 40.000 persone. Particolarmente bella è l'esposizione della frutta e della verdura. Qui le regole si piegano alla creativa sovrapposizione dei frutti. Il mercato centrale è un punto d'incontro per i commercianti di tutta l'isola. I loro prodotti esposti sono vari quanto le loro lingue, con cui indicano il loro prodotto. Dicono che qui si possono ascoltare 22 lingue diverse e 33 dialetti. Le macchine non sono ammesse nel mercato centrale. I venditori devono perciò trasportare a fatica il rifornimento di merce fresca con cesti passando nei corridoi del mercato. Un paio di vicoli più in là si giunge in un quartiere della città con un particolare fascino, il quartiere cinese.
Circa il 3% della popolazione sull'isola di Mauritius ha radici cinesi. Queste persone hanno portato il loro mondo nella nuova patria. Si trovano accanto ad una moltitudine di piccoli negozi anche i luoghi religiosi. Le pagode buddiste, tuttavia, non si trovano nel quartiere cinese, bensì nel sud della città, dove abita la maggior parte dei cinesi. L'interno della pagoda, l'Infad, è molto piccolo. Un po' più grande è l'altrettanto riccamente decorata pagoda Tien Tan, due strade più avanti. Appena sotto il quartiere cinese, nella Rue Royale, si trova il centro religioso dei musulmani mauriziani, la moschea Yumma. È stata costruita a metà del XIX secolo, nell'allora quartiere indiano della città. Con la loro giocosa architettura orientale, fatta di archi, minareti e colonne, ha l'aspetto di un castello fiabesco. I non musulmani possono visitare la moschea quando non sono in atto le preghiere. Appena il 16% della popolazione fa parte della comunità di religione islamica. Per loro la moschea non è soltanto un luogo di culto, è utilizzata anche per la trasmissione dei loro valori e un punto di ritrovo sociale. Il quartiere del porto di Port Louis negli scorsi anni si è sviluppato divenendo un quartiere di una città moderna. Con il Le Cordon Vadefront, l'architetto Maurice Giraud ha costruito un centro commerciale nello stile di Disney World. Giraud ha disegnato anche alcuni famosi alberghi sull'isola di Mauritius e su altre isole nell'Oceano Indiano. Le Cordon unisce sotto un unico tetto 150 negozi. Inoltre ci sono 5 sale cinematografiche, un albergo a 5 stelle, un casinò e numerosi ristoranti. I prezzi sono adeguati al potere d'acquisto dei turisti, per gli indigeni spesso inaccessibili. Philippe de Villemarie, in breve PEM, è un artista. Ha aperto la sua galleria davanti all'entrata del centro commerciale. L'ex lavoratore dei campi, 35 anni fa, ha scambiato la zappa con un coltello per incisioni e della carta vetrata. La vista di una radice asportata dal terreno ha dato l'ispirazione all'uomo oggi sessantenne. Alla domanda a cosa lo affascina del suo lavoro, Pem risponde che è così sbalorditivo che prima non sa mai quale immagine emergerà dall'interno della radice. Vis-à-vis con il suo laboratorio a cielo aperto si trova il Blue Penny Museum. Qui sono esposti modelli di navi e carte storiche dei primi viaggiatori che scoprirono queste terre. Una ricostruzione del cielo notturno mostra il quadro di stelle così come può essere apparso ai navigatori di quel tempo. Il vero tesoro della casa è l'omonimo francobollo, il Blue Penny. Questo e l'analogo Red Penny fanno parte della più preziosa collezione di francobolli del mondo. Per proteggere gli originali dalla luce del sole, sono esposte qui delle preziose copie non autentiche. I due francobolli originali hanno un valore di 2 milioni di euro, sono illuminati solo 10 minuti ogni ora. L'origine di questi ricercati pezzi da collezione del Blue Penny e del Red Penny è dovuto a un equivoco. Invece di stamparli con la dicitura postpaid, si sono stampati 500 francobolli post office. Nel seminterrato dell'edificio si possono vedere dei dipinti storici che mostrano la città di Port Louis con i cambiamenti subiti nel tempo. Non può certo mancare un negozio di souvenir con francobolli e modelli di navi. I magnifici velieri provengono dalla First Fleet, il cantiere per modelli. La First Fleet era la definizione di un tempo di una flotta che lasciò l'Inghilterra nel 1787 per occupare l'Australia. Nell'omonimo cantiere per modelli, 40 collaboratori realizzano modelli di navi provenienti da tutto il mondo, seguendo fedelmente i dettagli progettuali.
Come i modelli originali, anche loro danno un particolare valore alle parti fisse. Realizzare un modello più grande richiede 2 mesi di lavoro. I prezzi oscillano tra i 50 e i 10.000 euro. First Fleet è nota per la perfezione fin nei minimi dettagli. Questo richiede ai costruttori delle barche molta pazienza e molta delicatezza. La loro clientela proviene da tutto il mondo. Musei e yacht club richiedono i modelli più grandi. I modelli più piccoli sono previsti per i turisti. Messi in una robusta cassa di legno, queste delicate imbarcazioni resistono anche ad un viaggio in nave oppure in aereo oltreoceano. Mentre nell'officina si lavora ancora alacremente, nel vicinato si è già diffusa aria di festa. Priti oggi si sposa. Pazientemente sopporta la lunga seduta di cosmesi. Le mani e i piedi sono dipinti con henna, i capelli raccolti e decorati con brillantini d'argento. È un matrimonio combinato. Priti non conosce ancora suo marito. Arrivano i primi ospiti. Le donne indù indossano in queste occasioni dei fini sari di seta. Il più bello lo indossa di certo Priti. Tradizionalmente la sposa indossa un sari rosso in segno di fertilità. Ora, vestita come una principessa, può iniziare la cerimonia. Ogni gruppo popolare ha innumerevoli rituali che nel corso del tempo hanno anche subito dei cambiamenti. L'albero di mango, simbolo della forza, avrebbe anche la facoltà di realizzare i desideri. Perciò Priti morde una foglia del mango e la sputa simbolicamente nella mano di sua madre. Nel frattempo il padre attende davanti alla tenda all'arrivo dello sposo. È lui, Rajesh, il figlio di una famiglia benestante. I parenti degli sposi sono sulla strada gli uni di fronte agli altri finché il sacerdote non li invita al centro. Questo equivale ad un invito ufficiale per la famiglia dello sposo. Ora la coppia di sposi esegue i primi passi del rito in comune. Un elemento centrale di ogni matrimonio induista è il sacrificio del fuoco, che spesso è eseguito con alcune variazioni sul tema. Di seguito avviene lo scambio degli anelli. Quindi è la volta del rito dei 7 passi. Ogni singolo passo è accompagnato da una benedizione. Il primo passo deve preservare gli sposi dalla fame. Il terzo passo deve regalare loro figli sani e intelligenti. E il settimo è dedicato all'amicizia, alla comprensione e all'armonia. A questo punto la coppia compie 6 giri intorno al fuoco. 3 volte conduce lei e 3 volte conduce lui. Ora il matrimonio ha validità legale. In segno di un legame eterno, Priti e Rajesh annodano insieme le loro vesti. Appaiono per la prima volta rilassati e sorridono. Ora sono marito e moglie. Nascosta da un velo, alla sposa viene posto un punto rosso sulla fronte. Solo lo sposo e la cognata assistono al momento in cui è posto il colore benedetto sulla fronte della donna sposata. La convivenza delle persone di diverse etnie e religioni conferisce all'isola tropicale turistica un particolare fascino.
Tuttavia, molti turisti prenotano una vacanza esclusivamente balneare. Là sono offerte talvolta delle gite molto insolite. Ai margini di una barriera corallina, Jean-Pierre spiega ai suoi clienti come funziona. Prima ciascuno riceve una cintura con dei piombi legati alla vita. Poi viene messa una maschera. Questa pesa sulla superficie del mare 12 kg e spinge rapidamente l'esile figura sott'acqua. Arrivata sul fondo, il peso dell'insolita campana d'immersione non ha più alcuna importanza. I vacanzieri possono osare fare i primi passi su un terreno sconosciuto. I subacquei ambulanti sono riforniti con ossigeno per respirare attraverso i tubi che terminano sulla campana di vetro. Un compressore alimentato da energia solare pompa aria per i passeggiatori subacquei. L'eccesso fuoriesce semplicemente da sotto la campana. Con questo metodo chiunque può ammirare il colorato mondo subacqueo dell'isola di Mauritius. Il culmine della gita è la nutrizione dei pesci. La guida attira con del pane centinaia di piccoli pesci sergente. L'accompagnatore dei subacquei lascia perfino che la massa affamata si cibi dalla sua bocca. Dopo 30 minuti termina l'insolita immersione. La breve gita sul fondale è per molti l'unica possibilità di conoscere il mondo sommerso. Perché le immersioni con le bombole fuori della cintura protettiva del reef sono consigliate solo ai subacquei più esperti. Le forti correnti e le forti onde rappresentano una grande sfida anche per i professionisti. Nel cosiddetto shark pit, i subacquei, provvisti di bombole, sono ricompensati per il loro sforzo. Qui possono osservare giornalmente dai 50 ai 100 squali pinna nera del reef. Questi giovani squali si sono uniti in gruppo e si muovono tranquilli nei loro continui giri. Le barriere coralline delle Mauritius fanno parte delle più belle del mondo, ma anche l'interno dell'isola ha molto da offrire. Questo gradevole clima e il terreno fertile era già molto apprezzato dai suoi primi colonizzatori. Un alito dei tempi passati si respira nella villa coloniale Eureka, a sud della capitale. Questa elegante casa è stata costruita da residenti inglesi nel 1830. 109 porte conducono all'interno e all'esterno del meraviglioso parco e contribuiscono a mantenere una costante corrente d'aria. Il cuore della villa è un arredamento risalente al XIX secolo. Trasmette un carattere feudale dello stile di vita del proprietario delle piantagioni. La stanza da bagno ha, per le condizioni dell'epoca, una struttura moderna e mostra un'interessante innovazione. L'acqua della doccia poteva essere aperta con il tiraggio di una catena e il catino si poteva svuotare con un solo gesto. Nelle zone di montagna sono conservate solo poche case coloniali. Una di queste è la Demain des Aubineaux, costruita nel 1872. La villa è rimasta abitata fino al 1999, in seguito trasformata in un museo. È probabile che Demain des Aubineaux sia stata la prima casa con la luce elettrica in tutto l'emisfero sud. Nel sud-est dell'isola, i venti alisei portano qui aria più fresca e quindi aumentano le precipitazioni. Nel nord-ovest dell'isola c'è una baia protetta. Le precipitazioni sono rare. Non c'è da meravigliarsi che i vacanzieri della spiaggia si ritirino tutti da questa parte. Le palme che offrono l'ombra sulle spiagge lunghe chilometri non sono piante autoctone, sono state piantate dai proprietari degli alberghi. Qui crescono naturalmente i filaos, sebbene anche questa specie di albero sia originaria dell'Australia. I filaos, robusti ed elastici, resistono ai cicloni che talvolta colpiscono l'isola nei mesi estivi, per lo più senza riportare danni.
La maggior parte dell'anno, tuttavia, regnano condizioni ideali per i numerosi sport acquatici. Mauritius è circondata da tante piccole isole. La più famosa di queste è Le Cerf. Qui si trovano acque cristalline e turchesi e una spiaggia come in un libro disegnato. Mark Twain scrisse: prima vennero create le Mauritius, poi il paradiso. L'isola di Mauritius è più di un'isola da sogno. Questo paese ha sciolto le catene della schiavitù e, per il bene di tutti, ha chiuso con il suo passato. Perciò quest'isola nell'Oceano Indiano può essere considerata uno degli ultimi paradisi. Donne-toi, si te